Let's go bitches, benvenuti a questo nuovo gameplay, o dovrei dire commentary con Nuclear. Come sapete questo gameplay l'ho uploadato perché abbiamo raggiunto gli 800-850 like al video versus di M8 contro XR2, il video in cui mettevo queste due armi che sono molto forti a confronto per vedere quale è meglio una delle altre, una cosa in più delle altre, una in cosa è più forte, una in cosa è più debole, quali sono i problemi di una e i problemi di un'altra. In questo caso sto usando una classe abbastanza basilare, sto utilizzando canna lunga, mirino ilo, ole, come lo volete chiamare, calcio regolabile e fuoco rapido. Sto usando questa classe, ho deciso di uploadare prima il gameplay con l'M8 perché è molto bello secondo me, dato che si gioca su Havoc, una mappa non tanto giocata, e viene veramente una bella nuclear con un'alta gunstreak. Devo dire che ci sarà un pezzo verso la fine del video veramente esagerato. Io spero che vi piaccia questo gameplay, fatemi sapere se supereremo altri ovviamente like al video sempre diverso. Metterò anche il gameplay con l'XR2 e farò anche un commentary su quello, magari un qualcosa di esplicativo. Un'altra cosa che voglio dirvi è che molti mi stanno chiedendo di spiegare come faccio le nuclear, come mi approccio al game, come farlo, eccetera eccetera. Affronterò anche questo, farò una sorta di miniserie di Nella mente di Power, quella che facevo nel competitive, diciamo ne farò un'altra piccolina basata sulle nuclear con i gameplay. Comunque passiamo subito al tema di questo commentary, e del fatto voglio parlarvi di una cosa che mi dà veramente fastidio, ed è che, come sapete, io sono una persona abbastanza sincera e trasparente. Ciò che vedete qui su YouTube, davanti, su Facebook, su Twitter, sui social vari, è Giorgio Power Calandrelli. Non è un personaggio pubblico, sono io, sono me stesso, e quindi esprimo le mie opinioni. E la cosa che mi dà veramente fastidio è che le mie opinioni vengono prese da persone e modificate, o comunque come posso dire, non modificate, ma cercano di cambiare le parole o riassumerlo in malo modo per mettermi in cattiva luce, per far sembrare che dico cattiverie su altre persone, che li sminuisco, che li denigro, che li insulto, eccetera eccetera, che è una cosa bruttissima, come è capitato tanto tempo fa con i ragazzi di Melagodo. Quando io non parlavo dei ragazzi di Melagodo, io ho sempre detto: loro sono youtuber, loro fanno il loro lavoro, e se a voi non vi piace quello che fanno, se a voi non condividete la loro tipologia di video, sono problemi vostri, è un vostro problema se non vi piacciono. Non potete prendervela con loro del problema dell'Italia. Non sono loro il problema dell'Italia, non sono loro il problema se ci stanno queste cose, se capitano, diciamo, non succedono eventi su COD o altre cose, perché loro fanno quello che gli chiedono di fare, loro vengono ingaggiati, non sono loro che programmano, decidono, fanno. Loro è il loro diavolo e cazzo di lavoro. Quindi è inutile, secondo me, pensare di dare la colpa a delle persone come loro, che invece fanno solamente quello per cui hanno iniziato a fare YouTube. Molti di loro non hanno mai cambiato stile, guardate Johnny Creek, sono rimasti gli stessi, ed è per questo che la gente li ama, perché sono sempre gli stessi da quando hanno iniziato a fare YouTube. Sono diciamo, loro ci hanno messo una passione e fanno quello che gli piace, fanno ciò che amano, fanno divertire le persone con, diciamo, la loro ironia, con la loro comicità, con le loro tipologie di video. Quindi dare la colpa a loro mi sembra proprio una cosa esagerata. Il fatto che le persone mi additano, diciamo, con l'immagine che io do la colpa a loro, è ancora più brutto, perché chi ha visto i miei tweet longer, i miei video di YouTube, io non l'ho mai fatto. Chi fa questo sono le classiche persone che amano creare flame, perché si sa, ragazzi, gli scandali, i litigi fanno sempre numero, fanno sempre share, e quindi la gente vuole vedere questi, vuole vedere il casino, vuole vedere la gente che si scanda, cosa che io odio. Sono una persona molto pacifica, e come sapete di me se ne è parlato molto nel competitive, che fossi uno stronzo, che avessi fatto cattiverie, e tutto questo perché in un mondo competitivo dove non ci sono regole, la gente fa di tutto per screditare gli altri. Come sapete sono successe varie frangenti di queste cose, dove si cercavano di sminuire le persone a vicenda, le organizzazioni eccetera, come è successo tantissimi anni fa con i PMP. Io sono uscito dai PMP, ho deciso di smettere di giocare con loro e di prendermi una pausa dal gaming tanti anni fa su Modern Warfare 3. Dopo un mese più o meno mi viene a ricontattare il presidente dei PMP dicendomi che aveva droppato Colga, Donny e Doll, e che voleva fare un team estero. E io accettai la proposta, pure perché non stavo facendo niente, non stavo giocando, non facevo ancora YouTube all'epoca, e decisi di buttarmi con questo team estero, che facevo un bellissimo risultato. Ma ovviamente sapete cosa si parlava di me? Che fossi stato io a cacciarli dall'organizzazione, si diceva che ero quello stronzo, quello infame, che avevo fatto queste cose. E di queste cose ne sono successe a migliaia. È sempre bello dare la colpa a una persona dei propri problemi. Di solito si fa sempre così, no? E alla fine chi ci rimette? Sempre io, che sono sempre stato buono. Forse io
Un mio grandissimo problema è che sono sempre buono con le persone. Penso prima, magari a fare qualcosa di gruppo perché non mi piace essere un solitario, anche se a volte sembro esserlo. Però, quando posso, cerco sempre di aiutare gli altri o comunque di fare qualcosa proprio in generale per le persone che sono all'interno di questo mondo. E mi dispiace molto vedere persone che, quando dico qualcosa, riguardo un'altra persona, un giocatore, eccetera, eccetera, le persone prendono quello che dico, lo modificano, lo sintetizzano per cercare di mettersi in buona luce con quest'altra persona di cui ho parlato, dicendogli cattiverie, dicendogli, che l'ho infamati, l'ho sminuiti e denigrati. È successo recentemente questa cosa e mi sono veramente incazzato perché. Come sapete, io non sono un tipo di persona che parla male degli altri, specialmente in streaming. Perché dovrei fare una cosa del genere? Anzi, sembrerei più che altro un ragazzino, immaturo. Voi che comunque mi seguite sullo streaming lo sapete, e se invece non pensate così, che sono incoerente, siete liberi di scriverlo qui sotto con un commento e io vi risponderò. Ma non dite se è incoerente, punto. Fate degli esempi, ditele le cose, portate degli esempi alla vostra tesi. Non esiste il dialogo con, no, per me sei maturo, punto. Così, perché non esiste. E questo cosa che mi dà molto fastidio, specialmente il fatto che poi, se già c'è magari sembra esserci un problema con una persona, queste persone lo vanno solamente ad alimentare, a ingrandire, e questa cosa diventa a un certo punto eccessiva. Perché? Perché si finisce poi per creare dei litigi che non ci sono, dei problemi, e tutto questo solamente per il proprio gusto, per cercare dei favori o di mettersi in buona luce con questa persona. Quindi questa è una delle cose che a me dà più fastidio, specialmente perché si tratta non di Power, ma si tratta di Giorgio Power Calandrelli. Io non sono Giorgio Calandrelli e Power, io sono la stessa persona. Ciò che vedete davanti alla camera è la stessa cosa che è davanti anche a un'altra persona. Sono così dal vivo, sono così anche comunque con le altre persone e anche qui nei miei social. Io vi saluto, bitches. Siamo arrivati alla fine del video. Let's go!